Uè, benvenuti ad una puntata di Statistic Hazzi dedicata al magico mondo dell'alimentazione creativa, del futuro, del presente, non lo so. In breve, oggi parliamo della possibilità di mangiare insetti. La puntata sarà suddivisa in due. Questo primo video, in cui vi accennerò giusto qualche dettaglio e qualche informazione circa un'alimentazione a base di insetti, e poi un secondo video un po' più trash, una roba tipo prova di coraggio di Ciao Darwin, in cui fisicamente andremo ad assaggiare degli insetti. Quindi, se non volete perdervi il secondo episodio, che uscirà tra qualche giorno, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, un commento. Faccia le cose con calma. Ma bando alle ciance, iniziamo. Ormai da oltre un annetto, la Commissione europea ha autorizzato il consumo alimentare umano di alcune specie di insetti. La prima fu la larva della tarma della farina. Per chi volesse vedere di cosa si tratta, tra poco ve la mostro. Per i più impressionabili, chiudete gli occhi tra 1, 2... Scusate. La concessione, che ha quindi stabilito che questa specie di insetto possa essere consumata senza pericoli dall'uomo, ha riacceso il dibattito su quello che in molti indicano come il cibo del futuro, mentre altri indicano con una montagna di quattrini da scalare, visto che il mercato degli insetti edibili supererà il miliardo di dollari in valore l'anno prossimo, con una crescita stimata vertiginosa. Se non sapete come investire i vostri risparmi, sentite a me. Non comprate Bitcoin, fatevi un allevamento di formiche. Ma la larva di tarma della farina ha solamente scavato il solco per il consumo degli insetti in Europa. Difatti, dopo la sua approvazione sono state inoltrate decine di altre richieste di valutazione del rischio e già altri due fratellini hanno ottenuto la luce verde per il consumo alimentare umano in Europa, con l'aggiunta della locusta migratoria e del grillo domestico. Non sarà contento Pinocchio? Ora, chiariamo un fatto. Mangiare insetti in Italia è legale, anche altri oltre a questi tre. Semplicemente non li troverete sugli scaffali al supermercato, perché il Ministero della Salute non ne ammette la vendita, ma potete comunque acquistarli online, quindi sono un po' in quella zona grigia, no? Diciamo che potete organizzare un bel festino a base di droga, escort e cavallette. Piccola curiosità, lo sapete cosa invece è illegale? Avete presente il caso Marzu, il formaggio sardo coi vermi? Ecco, quello in realtà, in teoria, è illegale, visto che l'Unione Europea ne ha proibito produzione e commercializzazione per via delle norme igienico-sanitarie. È intervenuto quindi il nostro Ministero delle Politiche Agricole, che lo ha fatto flaggare come prodotto agroalimentare tradizionale italiano, in modo da poter richiedere una deroga e vivere in questo limbo di illegalità. Caso Marzu, theft auto. Detto ciò, la stragrande maggioranza degli italiani non ha mai mangiato insetti ed oltre la metà degli stessi ritiene che personalmente non lo farà mai. Un dato in parte confermato anche dalla base statistica più affidabile in assoluto, ovvero la community del canale di Gross, in cui, nonostante ci sia più gente interessata rispetto al normale, la maggior parte dei votanti comunque non li mangerebbe per ribrezzo o per mancanza di interesse. Uè, ciao, in realtà mentre montavo mi sono accorto di aver detto una cavolata. Il 54%, sommando le varie percentuali, li assaggerebbe. Ero stanco, il cane mi ha mangiato i compiti, non sono stato io, mi spiace, ciao. Iscriviti subito al canale per avere il privilegio di far parte di questa community di menti eccelse. La percentuale dei magnanti insetti è più alta tra i giovani ed inoltre i maschi sono più propensi ad assaggiare insetti rispetto alle femmine. Ah, Oguan, se butta via niente, eh? Detto ciò, allora, premettendo che questa puntata non è assolutamente sponsorizzata da alcuna azienda o ente, io non voglio in alcun modo convincere le persone a mangiarsi gli insetti, pure io li ho assaggiati giusto per curiosità, ma mo non è che mi mangio la carbonara con le blatte. Ma perché mai dovremmo metterci a mangiare gli insetti? Quali sono gli aspetti positivi? Allora, piccolissima curiosità horror. Gli insetti fanno già parte da tempo della nostra catena alimentare, perché finiscono per essere inclusi nei raccolti ed entrano accidentalmente nei processi di produzione di farine, pasta, salse di pomodoro, cereali. Secondo la stima di un professorone universitario olandese,
ogni persona può arrivare a consumare inconsapevolmente fino a mezzo chilo di insetti in un anno. Raga, mezzo chilo. Vi do qualche secondo per vomitare e poi ricomincio. I benefici di papparsi gli insetti. Numero 1. Ecosostenibilità. L'allevamento di insetti porterebbe sul pianeta un impatto ambientale infinitamente più basso rispetto al pollo, al maiale, ai bovini. Gli insetti allevati, infatti, emettono molti meno gas serra. Possono essere allevati in piccoli spazi, con conseguente riduzione del consumo di suolo, e richiedono pochissima acqua per essere allevati. Sintetizzando, potremmo dire dunque che gli insetti portino un minore impatto ambientale, con il piccolo dettaglio che, essendo animali a sangue freddo, dovrebbero avere un maggiore controllo sulle temperature. Quindi ecco, diciamo che se voleste allevare scorpioni del deserto al Polo Nord utilizzando come fonte di calore solo una stufa a pellet, ecco, vi suggerirei qualcos'altro, ecco. Numero 2. Economia circolare. Anche qui diversi aspetti. Gli insetti possono poi riconvertire i rifiuti organici alimentari come gli scarti di frutta e verdura, che possono rappresentare un ottimo punto di partenza per l'allevamento degli insetti, contribuendo in questo modo sia a ridurre di un terzo lo spreco alimentare a livello europeo, ma anche producendo fertilizzanti e fonti di energia bio. Altra piccola curiosità che mi ha interessato non poco. Pare che modificando il substrato si possa influenzare il profilo nutrizionale degli insetti. Ad esempio, con un substrato più ricco di frutta si avrebbero insetti più ricchi di grassi saturi, mentre con uno più ricco di verdura più ricco di acidi essenziali. Però, insomma, vi rimando ad approfondire se siete interessati ai link in descrizione, visto che io non ci capisco una mazza. Numero 3. Il valore nutritivo. Le proprietà nutrizionali degli insetti variano da specie a specie, esistendo un'infinità di specie commestibili in teoria. Volendo fare un medione, possiamo dire che numerose ricerche scientifiche riportino come la composizione nutrizionale degli insetti sia molto più completa di quella di altri animali. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto gli insetti come aventi parametri nutrizionali positivi. Sintetizzando e facendo un altro medione, gli insetti sono ricchi in proteine e fibre, forniscono tutti gli amminoacidi essenziali ed anche alcuni microelementi ed acidi grassi come i famosissimi omega 3 e omega 6. A seconda dell'insetto poi abbiamo anche diverse vitamine. Non ditelo alla nonna, se no li mette nel ragù. E copritevi bene e non fate il bagno dopo mangiato, che ci tengo alla vostra salute. Numero 4. Eticità. È innegabile che l'allevamento e la soppressione degli insetti porterà una minor pressione etica rispetto agli altri animali. Ve la sintetizzo meglio. A nessuno frega una mazza di uno scarafaggio. Ma che faccia da cazzo? Numero 5. Economia. Gli insetti impiegano pochissimi giorni a crescere, generano una prole sterminata e a parità di peso richiedono un sesto del cibo rispetto alle mucche. Su un ettaro di terreno in un anno si possono produrre 2,5 tonnellate di soia, oppure 25 tonnellate di larve di mosca in 10 giorni. Oppure possiamo costruire una prigione per maiali in cui allevarli impilandoli uno sopra l'altro. Sapevate tutte queste cose? Ho dimenticato qualcosa? Ho forse detto qualche imprecisione o qualche cahata? Scrivetemelo nei commenti. Per adesso intanto direi che concluderei la puntata con qualche dato. Oltre il 40% degli italiani ritiene che gli insetti possano essere uno dei cibi del futuro. Tuttavia, in parallelo, possiamo vedere come oggi, rispetto ad altre categorie di novel food, siano visti con molta diffidenza. Sono ritenuti un danno per l'economia, poco interessanti, nocivi eppure insapori. E voi che ne pensate? Fatemi sapere la vostra nei commenti. Oggi vi chiedo un sacco di cose. Oggi la chiudiamo qui, una puntata veloce veloce con pochi dati, giusto qualche nozione, qualche concetto base. Ecco, spero vi sia piaciuta comunque, vi abbia portato qualche dettaglio, qualche curiosità magari interessante. Iscrivetevi per non perdervi il secondo episodio con la degustazione, ovviamente se siete interessati non impressionabili. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!